effetti, lì la mia preoccupazione è di tutti quelli che insomma conoscono le problematiche, perché insomma qualcuno si abbandona anche dei commenti senza conoscerne fatti né sostanza. Ma in effetti ho letto con attenzione l'ordinanza numero 8 del commissario Legnini e diciamo che è articolata in tanti punti, tant'è vero che ci sono volute 11 riunioni per poter arrivare all'ordinanza, ma in sostanza sono preoccupato per il cronoprogramma, nel senso che allegato all'ordinanza ci stanno tempi certi, appunto, come deve essere poi d'altronde, per poter, ecco, mettere in evidenza la tempistica, appunto, e quindi la risoluzione del problema. Ebbene, insomma, il cronoprogramma dice che non prima della prima seconda settimana di giugno, insomma, si arriverà alla soluzione, tenendo presente che sono pochi, diciamo, giorni di lavoro, anche perché si tratta di 12.000 metri cubi di terreno, dove appunto sono state ben individuate. Infatti l'ordinanza 10 del comandante Cipressa è stata allegata una buona relazione con una tavola dove appunto vengono riportate quelle che sono tutte le battute del fondale del porto di Casamicci, quindi le cosiddette batimetriche. Quindi in sostanza si trattano di 12.000 metri cubi, di cui 7.000 si trovano nel lato est del molo di sottoflutto del comune di Casamicciola e 5.000 quello nel lato ovest. Quindi insomma parliamo anche di poca roba, diciamo, come quantità, che insomma in sostanza però stanno portando dei problemi seri. Problemi seri in generale, vabbè, a tutto quello che è il mondo del porto, e quindi tutto il problema del porto, quindi parliamo traghetti, insomma, di porto stesso, ma in sostanza la preoccupazione più, diciamo, più veramente, ecco, che mi mette in ansia è quella dove appunto Marina di Casamicciola, la nostra società partecipata in liquidazione, non può, diciamo, ecco, in queste condizioni sistemare i pontili galleggiani nel lato appunto esterno al porto. E questo significa per Marina un bel guaio, perché sappiamo tutti quanta la mia amministrazione ha lavorato per poter, quanto ha lavorato la mia amministrazione per poter, ecco, portare in bonis, così come si dice, questa società, e quindi, ecco, anche poter organizzare meglio quella che è l'offerta diportistica della stessa società. Insomma, alla fine noi approvammo un piano omologato appunto dal giudice e del tribunale di fallimento proprio per poter uscire dalla liquidazione, e questo è stato possibile anche grazie ai dipendenti, perché insomma si sono anche, diciamo, ecco, in un certo modo penalizzati, tanto è vero che stanno al 70% dello stipendio, e questo, diciamo, è anche un momento per ringraziarli. Però, ecco, se poi tutta questa fatica, tutti questi sacrifici non vedono appunto il risultato, perché si tratterebbe di Marina Casamicci ogni mese, grazie a questa possibilità, sta pagando appunto un rateizzo, e diciamo che insomma alla fine in 2 anni, 2 anni e mezzo, il nostro liquidatore, l'avvocato Gelsomino Sirabella, che comunque ringrazio, ha pagato già una somma intorno ai 800.000 euro. Insomma, si tratterebbe veramente di pagare un altro anno e vedere finalmente questa benedetta società uscire dalla liquidazione. Un grandissimo risultato, però ripeto, se non mettiamo in condizione tale Marina di Casamicciola di poter organizzare, così come ha fatto in questi anni, meglio l'offerta diportistica, già è stata penalizzata dal fatto che non sono stati montati. Noi tenevamo un progetto proprio nell'ultima settimana del mese di giugno del 2022, dovevano essere posizionati all'interno del porto nuovi pontili galleggianti proprio per poter aumentare quella che è l'offerta diportistica. Questo lo prevedeva lo stesso piano di risanamento. Quindi insomma la preoccupazione mia, diciamo, è tanta, però
proprio perché insomma si è lavorato tanto per poter portare Veronica Samicci e insomma non poco, mi dispiacerebbe ecco, vedere tutto questo lavoro in fumo. Quindi spero che insomma alla fine si può trovare una soluzione più immediata, almeno nell'andare a mettere in condizione tale sia Marini Casamiccio, ma anche all'interno del porto, diciamo, la possibilità di poter lavorare subito.